Oggi test drive dell'MT-09 versione SP. Sarò in grado di gestire questa bestiolina? Bene, adesso la proviamo in mappa standard come ci è stato consigliato e traction control 2, giusto per prendere un po' di confidenza con la moto. Questa mappa, devo dire la verità, è molto gestibile, non è nervosa, sparisce l'on-off e non viene su come con la mappa che è quella più aggressiva e sportiva. Cosa molto diversa dalla 07 è l'impostazione alla guida, che come potete vedere è molto più alta, si è molto più sbilanciati in avanti, infatti fa fatica molto con gli specchietti. Per il resto la sella è comoda anche se bisogna trovare la giusta posizione. Sentiamo un po' il sound di questo tricilindro. Questa SP che ci è stata consegnata per il test drive monta lo scarico completo a Cravunich con lettori terminali. Il ruggito dell'MT-10, mamma mia. Ha una facilità di guida spettacolare questa moto, è davvero incredibile.
Bene, adesso che abbiamo la possibilità iniziamo a testare le varie mappe in modo da vedere come si comporta la moto con la configurazione A e quella da bagnato. Poi proveremo anche il traction control con la versione.
la tua posizione, eccetera. Perché invece la 10, cioè, fai molta fatica. Quella c'è la seduta come la nostra. La 10. No, sei seduto sulla poltrona. Sì, no, dico, c'è la sella come la nostra. Più o meno sì, però. Invece quella è un po' più scomoda. Ma però salirci sopra, no? Vabbè, tanto senza che mi arrivi. Sulla presa. No, ma non mi sarei mai permesso. No, è più gestibile di quella, Però se apri troppo diventa veramente. In questa vado anche meglio come seduto. Sì, sì, no, sei seduto sulla tresa praticamente. E questa secondo me è pure la sella normale, non quella è quella. È la sella normale della 10. E questo non è neanche il modello CP, infatti ha delle carenze sugli ammortizzatori, questa. Però si accosta quando stacchi, si accosta, però è tutta un'altra roba, cioè è una moto che questa la puoi prendere, ci puoi fare i viaggi, ci puoi fare quel cazzo che vuoi, cioè questa veramente ci puoi fare quello che vuoi. Adesso ho capito perché quello là ci ha messo le borse, ci ha messo, mi sembra di fare il poltrone. Quella è più secca, quella è più, però ragazzi, la precisione che c'è in curva questa qua, neanche questa ce l'ha, No, con questa qua fai più fatica qui. Vabbè, prendi la modello SP, ti faccio vedere come ti diverte. Ho capito, ma l'SP cosa costa? 18.000 euro.